perché in Arabia Saudita sono costanti le violazioni ai diritti umani, i diritti alle donne che non possono andare negli stessi settori che gli uomini a vedere una partita di calcio, i blogger che vengono frustati e che vengono umiliati, la vicenda del giornalista Khashoggi, sono numerose le violazioni. C'è una delegazione dalla Sardegna perché protestano contro la fabbrica di armi che è vicino Cagliari, che esporta le armi in Arabia Saudita, che ha provocato delle uccisioni nello Yemen. Insomma, molte organizzazioni sono qui per dire che questa partita di calcio non si doveva giocare in Arabia Saudita, che i diritti umani non possono essere prevaricati da soli interessi economici, un giro d'affari di oltre 20 milioni di euro per questa partita di calcio di Supercoppa, e ribadiscono che di fronte alle violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita, come in altre realtà dove si determinano, non deve valere la ragion di Stato, ma deve venire prima appunto la difesa dei diritti umani. A te. Tra poche ore in Arabia Saudita la partita di calcio, la Supercoppa italiana. Usigrai, FNSI e altre organizzazioni protestano contro la decisione di disputare la partita in un paese dove i diritti delle donne vengono calpestati e i blogger subiscono maltrattamenti. Allora colleghiamoci con Stefano Corradino. È in corso il presidio davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita a Roma per protestare contro la decisione di giocare la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan proprio in Arabia Saudita. Sono numerose le organizzazioni, l'USIGRAI, il sindacato dei giornalisti RAI, la Federazione della Stampa, Amnesty International e altre, che contestano la decisione di giocare in un paese dove vengono sistematicamente violati diritti umani. Perché è importante ribadire questo concetto, Vittorio Di Trapani? Perché è una scelta scellerata quella di andare in Arabia Saudita. Sostanzialmente stiamo partecipando a una gigantesca operazione di marketing da parte del regime saudita, che tenta di ripulirsi l'immagine in Occidente e quindi tenta di far dimenticare la costante violazione dei diritti umani. E quindi tenta di far dimenticare la guerra nello Yemen, le bombe anche made in Italy che vengono utilizzate anche contro i civili, vuol far dimenticare la storia di Khashoggi ucciso, trucidato in un consolato saudita in Turchia, vuole far dimenticare le migliaia di dissidenti che sono in carcere e di cui non conosciamo i nomi, ma per i quali dobbiamo continuare a raccontare e dovremo farlo anche dopo il fischio di fine della partita. Voi avete promosso questa iniziativa, che sensibilità e che adesione c'è stata anche da parte del mondo sportivo? La cosa positiva è che la manifestazione non è stata solo di giornalisti, è stata una manifestazione di tante associazioni, movimenti che si ritrovano intorno ai valori fondanti dello sport, dei diritti umani e, fatemelo dire, della nostra Costituzione. Questa è una battaglia in nome dell'articolo 3 sulla non discriminazione, in nome dell'articolo 21 sulla libertà di stampa, anche dell'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Qui dall'ambasciata dell'Arabia Saudita è tutto, voi. Grazie a Stefano Corradino.